Allora, facciamo diciamo due chiacchiere sui Primavera del Napoli, sui giovani che sono stati portati in ritiro, data comunque anche l'assenza dei big, Milik, Mertens, Insigne, Zielinski, Fabian Ruiz, Meret, Ospina mancano ancora all'appello. Diciamo di titolari abbiamo, mi sembra, solamente Goulam e Kayon, poi il resto comunque abbiamo i vari Inglese, abbiamo comunque Karnezis, poi Contini, Marfella e poi vari giovani, oltre a Contini e Marfella abbiamo Zedatka, Gaetano, Palmieri, Tutino e penso basta, Zedatka mi sembra averlo detto, vabbè. Comunque, e che qui mi prendo spunto anche da un video di un altro youtuber napoletano, Capitan Napoli, ma è un'idea che io ho già da un po' di tempo, è quella di integrare alcuni di questi primavera, alcuni di questi giocatori nella squadra. Perché? Allora, io ho fatto il mercato che farei, ho tenuto solamente Gaetano come primavera e Luperto, tra virgolette. Se vogliamo considerarlo ancora comunque tra quelli dei primavera, ma per me ormai non più. Quindi io non ho messo nessuno, ma perché ho comprato giocatori per me funzionali, per me utili alla squadra, per me comunque non con un esborso troppo elevato. Ho comprato a centrocampo per esempio Veretout e Bennacer, che sono due giocatori che penso che possano fare benissimo. Ormai Bennacer è andato al Milan o alla Fiorentina, vabbè, non mi interessa. Importa, cioè, diciamo, la cosa che importa a me è che non sia andato al Napoli. Diciamo che ho comprato Veretout, sulle fasce ho comprato Fares e Di Lorenzo. Come centrali ho comprato Manolas, quindi comunque ho comprato dei giocatori che vengono a fare i titolari o dei co-titolari, dei panchinari, neanche comprati a tanto, perché Bennacer mi sembra che ho messo 15 milioni, al massimo 20, Veretout lo stesso, 20 o 25, quindi il problema però si forma quando tu compri a 10 milioni un as e mandi Roberto Insigne in prestito a Benevento per anni per poi vendere Insigne a 4 milioni e tenere un asse, magari ora, visto che ha fatto due gol contro chissà quale squadra africana e un altro gol contro chissà quale altra squadra africana, ma sembra di nuovo tutto a posto, che un asse deve rimanere, fenomeno, fenomeno. No, un asse sta facendo bene in Coppa d'Africa, viva Dio, speriamo che continui così, così al posto di venderlo a 10 lo possiamo vendere a 15, o al posto di venderlo a 15 lo possiamo vendere a 20, ma un asse non deve rimanere. Quindi stavo dicendo, perché prendiamo un asse a 10 milioni quando abbiamo Roberto Insigne in squadra? Che poi magari Roberto Insigne è scarso, non avrebbe fatto bene, ma spiegatemi cosa poteva dare in meno di quello che ci ha dato un as, per dire. Maximovic, avevamo comunque Luperto, per dire. Perché è stato comprato Maximovic? Qui diciamo è un esempio un po' più, diciamo così, per come la penso io, che diciamo non apprezzo Maximovic, ma io francamente tra Maximovic e Luperto preferisco Luperto. E all'epoca perché sono stati spesi 30 milioni per Maximovic, che non ha dato niente al Napoli, niente, ed è stato prestato Luperto e poi ora in squadra, bene, tutti contenti? Perché abbiamo comprato Younes, anche se lì poi il discorso non si pone, perché diciamo poi io faccio un discorso anche sul bilancio, perché Younes è arrivato a zero, ma perché compriamo, non lo so, non mi vengono un Vinicius, ma anche lì comunque viene comprato per inserirlo nella primavera, comunque tra i primavera, tra i giovani, un inglese. Perché viene comprato inglese a 10 milioni quando tu hai Tutino in squadra? Perché vengo, anche se lì diciamo, ok, ora mi sto allargando con gli esempi e sto sbagliando, ma neanche, perché comunque tu hai speso per un as 10 milioni, per Maximovic 30 milioni. A centrocampo non voglio neanche commentare, tra Rog, tra Grassi,
non lo so, ma pure quest'anno che è stato comprato Verdi. Per noi abbiamo dei giovani forti perché abbiamo, ok, abbiamo un settore giovanile pessimo. Non siamo, diciamo, sul territorio, un sacco di giovani napoletani vanno in altre squadre, però noi napoletani, noi campani, siamo bravi. Io personalmente no. Però i campani sono bravi perché vediamo poi Donnarumma, Immobile, Insigne, Quagliarella, se vogliamo andare anche prima, Ciro Ferrara, Fabio Cannavaro, Paolo Cannavaro, i giocatori li abbiamo. Noi produciamo giocatori, Izzo, produciamo giocatori che però non vengono sfruttati e quelli non vengono proprio presi nel Napoli. Quelli che vengono presi nel Napoli vengono subito prestati e poi non vengono tenuti in squadra. Ringraziamo veramente il Signore che Insigne è rimasto. Perché. Ma ci mancherebbe altro. Noi dovremmo fare al momento. Sento il nome di Elmas a centrocampo. Il nome di Almendra. Perché quindi dobbiamo spendere 15 milioni per Elmas, che è un giocatore che non ha giocato neanche tutte le partite titolari in Turchia al Fenerbahce. Perché dobbiamo comprare Almendra a 20-25 milioni? Uno non ha giocato neanche tutte le partite titolari, non ha giocato neanche il Mondiale Under 20 e l'ha giocato al Boca Juniors. Quindi ci sono tutti i problemi di adattamento, tutti i problemi comunque, le abitudini, la lingua, queste cose, diciamo, questo corollario, no, questa cornice, diciamo, di problemi, e poi oltre poi ai problemi comunque che sono molto giovani, che si devono inserire nel contesto della Serie A, che non è un campionato che è un campionato difficile, e quindi ci sono tutti questi problemi. Devi dare a entrambi minimo 1 milione di euro di stipendio perché entrambi hanno delle pretendenti. Elmas, mi sembra che su entrambi c'è l'Inter, su Almendra c'è la Sampdoria, su Elmas c'è, mi sembra, l'Arsenal o lo United. Quindi comunque devi dare minimo 1 milione. Quindi tu metti a bilancio il costo del cartellino, l'ammortamento del cartellino. Metti a bilancio quel milione di stipendio. Ma perché viene comprato Elmas, Almendra, se dovesse arrivare, quando abbiamo un signor giocatore come Palmiero, mi sembra che si chiami Luca Palmiero, che è un signor giocatore che è rientrato tra i migliori giocatori della Serie B nel Cosenza, che con tutto il rispetto per il Cosenza, che è una buonissima squadra, ma è una squadra non di vertice, è una squadra che è finita a metà classifica più o meno, non tanto da finire nella zona playout, ma neanche da avvicinarsi ai playoff, quindi c'è. Non è neanche facile, è come se tra i migliori 11 della Serie A ci fosse un giocatore, che ne so, del Sassuolo, della Spal. Cioè, se ci dovesse riuscire uno di questi giocatori sarebbe comunque un buon risultato. Quindi, uno del genere, uno che ho visto dei video, ok, i video sono indicativi, perché comunque ti fanno vedere le cose buone, magari uno fa tre cose buone, ti mette quelle tre cose buone, ti mette qualche replay, una musichetta bella, e quindi questo ti sembra un fenomeno. Però se rientra comunque nella squadra migliore della Serie B, allora vuol dire che questo qui non è scemo, qualcosa la sa fare. Ho visto, diciamo, vedendolo nei video, mi sembra un giocatore che sappia verticalizzare, come piace ad Ancelotti, che è uno che può fare anche il difensore centrale, quindi immagino che in fase di interdizione, in fase difensiva, sia anche un buon giocatore. È un giocatore che appunto verticalizza, è un giocatore preciso nei passaggi. Quindi perché non lo paghi tanto perché è un primavera? Quanto può prendere Palmiero? 500.000 euro? Quanto può prendere? Ma penso che prenda sui 500.000 euro, 600.000 euro, ma anche di meno. Diawara ne prendeva 700.000, che comunque veniva dal Bologna, lui viene alla primavera, immagino che prenda sui 500.000, anche meno. E lo paghi zero? Hai il giocatore della primavera che mi sembra che c'è la regola comunque dei 4 più 4 e quindi avresti anche la rosa più lunga e potresti tesserare più giocatori, ma avresti anche un tuo prodotto,
uno che lo metti lì in panchina, si sta zitto ed è contento di stare in panchina al Napoli e lo butti dentro ogni tanto. Poi non è che stiamo buttando dentro me che non so dare neanche due passaggi e i miei amici mi soprannominano Chiquita perché ho i piedi a banana. Parliamo comunque di uno che appunto è stato tra i migliori giocatori della Serie B. Lo stesso, ma questo è un discorso di Palmiero. Lo stesso Tutino, perché dobbiamo riportare alla base magari Unas o puntare su Younes quando abbiamo Tutino, che è uno che va in doppia cifra in Serie C, va in Serie B e va in doppia cifra in Serie B, fa il gol più bello di tutta la Serie B, e uno che quindi ha un rapporto col gol di continuità, e uno che può giocare sulla fascia, a sinistra, a destra, che può giocare punta, seconda punta. Abbiamo un giocatore così duttile che potrebbe fare così comodo ad Ancelotti, e noi invece poi probabilmente lo presteremo per riportare alla base una Soyuna solo per far arrivare chi? Rodrigo? Rodrigo 70 milioni dal Valencia che non fa manco 10 gol, che veramente in Liga a sto punto pure io faccio 10 gol, cioè ne fa Zaza 25 che poi viene qui e ne fa 3, e noi vogliamo prendere Rodrigo come alternativa ai Cardi. E tra l'altro apro pure una parentesi, veramente pare che Milik pure lui sia veramente un povero disgraziato. Questo è uno che ha fatto 20 gol in manco tutte le partite, cioè uno che fino a febbraio-marzo aveva la miglior media realizzativa, pure più di Cristiano Ronaldo, di Quagliarella e di Cardi e di tanti altri. Cioè non parliamo di un brocco, parliamo di uno che vi assicuro che se gioca titolare l'anno prossimo fa 25 gol minimo solo in Serie A. In stagione secondo me ne fa pure 32-33. Se comunque andiamo avanti in Champions o comunque più partite da giocare. Ma perché quindi uno come Tutino non rimane? Gaetano deve rimanere. Se giochiamo col 4-3-1-2, Gaetano sostituto di James Rodriguez, e deve essere lui l'alternativa, deve essere un co-titolare in difesa. Perché? Mo' è uscita la notizia che Napoli vuole Izzo. Bene, non offrite Verdi per Izzo, offrite Verdi e Mario Rui e chiedete 30 milioni, 30 più bonus. Sono pochi, è vero, perché comunque uno vale 15 e uno vale 15, diciamo che valgono 30 milioni proprio minimo minimo. Lui vorrebbe, De Laurentiis vorrebbe 40 milioni, ok. Dai lo sconto, prendangliene 30 più, chiedine 30 più bonus, dai anche Maximo e poi fai uno scambio, Maximovic-Izzo, Maximovic più 5 milioni e Izzo, non lo so. Tu hai quei 30 milioni con cui puoi comprare a 20-25 Veretout, e magari se ti avanzano un 10 milioni compri il terzino sinistro e quindi stai a posto, anche se ora è uscito questo terzino sinistro che sembra bravo, io francamente lo prenderei, però 28 milioni sono tanti, quello del Celtic Tierney, tipo vabbè. E hai in difesa un Primavera tuo, perché Izzo era nostro, e non hai Maximovic, poi Kirikesh, via! Io adoro Kirikesh, ma Kirikesh 5 milioni, via! Luperto, quarto centrale di difesa, fiducia a Luperto. E Senese in squadra! Voglio Senese in squadra come quinto centrale per stare sicuri. Visto che comunque Gulam, se dovesse avere una ricaduta, facendosi tutte le corna e le grattate di questo mondo, hai Tierney, e nel caso in cui Tierney venga un raffreddore o anche a Gulam venga un raffreddore, puoi spostare Luperto e comunque Senese come è comunque quattro centrali. In porta adesso hai tre portieri forti, ma già dall'anno prossimo o tra 2 anni, uno tra i tre, no, uno dei due, perché Meret deve rimanere fino a quando veramente non si ritira. Carnegis o Ospina, uno dei due via e continui in squadra. Se no, tutte e due via, Contini e Marfella in squadra. Io voglio una squadra di primavera. Perché sono bravi, perché non hanno nulla da. Perché poi neanche a dire questo è pazzo e vuole fare la squadra di primavera. Non voglio fare la squadra, non voglio, ovviamente non dico sostituiamo Zielinski con Zeratka. No, dico sostituiamo Rog con Palmiero. Sostituiamo Rog con Zeratka. Sostituiamo Maximovic con Izzo. Sostituiamo Kirikesh con Luperto, non, Carnesis con Contini, cioè non sto facendo sono panchinari, gente che poi inserisci, ma poi con la cantera, il Barcellona ci ha campato 10 anni con la cantera. Io non dico che quelli avevano comunque giusto giusto Puyol, Piqué, Valdés,
Messi, Xavi, Iniesta, Busquets. Io non dico che Palmiero, Zlatka, Gaetano siano Xavi, Iniesta e Messi. Però almeno vediamoli, perché magari uno di loro lo è. Magari uno di loro, che ne so, Palmiero e Xavi. Mo dico così a caso, non lo è, perché non lo è, perché di Xavi ce n'è uno, ce n'è stato uno. Ma magari è un giocatore forte, molto forte. Ma noi non lo sappiamo perché lo prestiamo, lo prestiamo, lo prestiamo, poi lo venderemo per quei 5-10 milioni, avremo fatto la plusvalenza e compreremo Amalik del Fenerbahce, perché è straniero, quindi è tutto il nome bello, e che poi per gli stranieri siamo tutti felicissimi, per i primaveri invece blah, che schifo. Quindi Gaetà, io voglio già da quest'anno Senese, Luperto, Gaetano, Palmiero e Tutino in squadra, tutti e cinque. E se ci dovesse essere spazio a centrocampo, voglio anche Zedatka. Da qui è tutto. Se vi va, iscrivetevi, mettete un mi piace e ditemi cosa ne pensate.